il progetto della comunità, del collettivo medico bergamasco prende origine da, è nato qualche anno fa, nel momento in cui persone, militanti qua a Bergamo hanno deciso di occuparsi del diritto alla salute. Inizialmente facendo incontri spesso di autoformazione e cercando un po' di vedere quali potessero essere le strade per individuare tutti quei soggetti che non avevano un facile accesso alle cure mediche. Dopo esserci confrontati ed essere entrati in contatto con la realtà dell'ambulatorio medico popolare di Milano, abbiamo deciso di provare a replicare un'esperienza simile nel contesto bergamasco. E il contesto che a noi è sembrato più adatto era quello di Zingonia, in quanto territorio interessante sia da un punto di vista sociologico e anche da un punto di vista politico, perché nato e sviluppatosi a seguito di diverse speculazioni su vari fronti, è diventato nel corso degli anni un'area ghetto con un'alta prevalenza di immigrati e di problematiche sociali. Molte persone non sanno quali sono i propri diritti. Hanno paura anche magari a rivolgersi al medico oppure non si rivolgono affatto in quanto non sono a conoscenza, per esempio, che pur essendo irregolari hanno diritto a accesso di cure di emergenza urgenza oppure tramite i POI a un numero identificativo che è l'STP, paragonare con il nostro codice fiscale per l'accesso alle cure mediche in maniera un po' più continuativa. Quindi, dato che un intervento tipo sanitario sarebbe sì destinato a tutta la popolazione di italiani immigrati, ma è indubbio il fatto che gli immigrati siano quelli più interessati alla questione, quelli con più problematiche da risolvere, abbiamo deciso di intervenire qui, dato che ci sembrava che le persone che abitano in questo territorio non avessero un facile accesso alle cure mediche. E non avessero nemmeno tante informazioni a riguardo su quali fossero i loro diritti, sia nel caso di stranieri regolari che irregolari, quelli che vengono chiamati clandestini. Quindi l'idea è stata quella di costruire è quella di costruire un ambulatorio vero e proprio, in cui trovi uno spazio, diversi servizi, in cui anche gli abitanti stessi possono dare un contributo attivo, cioè fornendo qualcosa, e in più possono venire per chiedere informazioni oppure per chiedere cure mediche. Anzi, sono un ambulatorio medico, un ambulatorio ostetrico-ginecologico e uno sportello informativo, dove chiunque possa venire e chiedere quali sono i propri diritti e come ci si può muovere nel campo sanitario, della burocrazia in generale.